Elezioni europee alle porte, la campagna elettorale impazza. Un affare per adulti, si direbbe, o quantomeno per maggiorenni con diritto di voto. Ma cosa risponderebbero i più piccoli, minori e non votanti se chiedessimo cosa ne pensano loro dell'Europa? Ecco allora una lista di domande e le risposte raccolte tra i giovanissimi spagnoli e francesi. Cos'è per te l'Unione Europea? L'Europa è un'unione di paesi che si aiutano a vicenda per migliorare. È l'unione di tutti i paesi europei. Tutti questi paesi si sono uniti per creare regole comuni e aiutarsi gli uni con gli altri. Perché il tuo paese è importante per l'Unione Europea? Quello che la Spagna dà all'Unione Europea è il sole, il cibo e la cultura. La Spagna dà un enorme contributo economico all'Unione Europea. Penso che a causa della Brexit diventerà uno dei paesi più importanti in Europa. Qual è la prima cosa che faresti se fossi eletto al Parlamento Europeo? Ora c'è il problema del cambiamento climatico. Io per prima cosa tenterei di risolverlo. La prima cosa è la tutela dell'ambiente, per avere meno inquinamento e riciclare molto di più. Alle stesse domande rispondono i giovani studenti di una scuola media francese. Cos'è per te l'Unione Europea? L'Unione Europea per me è un simbolo di libertà. Io penso a un territorio senza confini dove ci si muove liberamente. Penso all'unione di paesi differenti con differenti stili di vita. Perché il tuo paese è importante nell'Unione Europea? Il mio paese è importante perché è un fondatore dell'Unione Europea. Perché insieme alla Germania è il motore dell'Unione Europea. Quale dovrebbe essere la priorità politica dell'Unione Europea? Vorrei che i salari degli uomini e delle donne fossero uguali. Stabilirei un salario minimo uguale in tutti i paesi. Vorrei che le leggi degli stati europei fossero più simili tra loro. Io mi occuperei di ecologia. Vorrei fare in modo che non ci siano più conflitti tra i paesi europei. Idee chiare e semplici, di cui i candidati al Parlamento di Strasburgo possono prendere nota.